Il 22 maggio 2011 avrà il duplice onore di rimanere nella memoria di due tifoserie. Quella del Casoli di Atri lo archivierà come il giorno di un'impresa che alla vigilia del primo spareggio contro l'altro fanalino Torricella sembrava una montagna ripidissima. E invece Bruno Pavone al minuto 95 può alzare le braccia al cielo per un verdetto che consegna ad una frazione del comune di Atri il lascia passare per il secondo anno in promozione. Chi piange sull'altro versante è il notaresco. Lacrime di disperazione, come quelle del capitano e bandiera Diego Melisi. Una vita in rossoblù, con una squadra che precipita in prima categoria. Si chiude un ciclo, ironia della sorte. Qualche anno fa toccato il punto più alto. Cifaldi in panca, finale Alfadini, vinta 3-1 con l'Atria. Oggi sconfitta contro una frazione dello stesso centro. Di chi le colpe? Difficile immaginarlo. In questi casi si dice un po' di tutti e in parte è vero. Quello che ha detto il campo è che oggi il Casoli merita più del notaresco la prossima promozione. Perché dopo la testata di Fasciocco, Camelo sfruttando un rimpallo fortunoso batte 5 grana. Sembra finita per i padroni di casa che trovano dopo 60 secondi la forza di rialzarsi. Fallo di Freddi su Panetta, De Santis dagli 11 metri ed è 1-1. Ma al notaresco serve comunque la vittoria ad ogni costo, ancora De Santis alla mezz'ora prima del tentativo a sorpresa di Manente. Vantaggio solo sfiorato al primo della ripresa, Vianale quasi gira nella sua porta il cross ancora di Panetta. Al 55esimo è la volta del destro al volo di Pettinari, parato prima del gol annullato a Cameli per fuorigioco. Poi più nulla, al Casoli andrebbe di lusso anche il pari, ma Maldonado decide che la festa è meglio completarla. Salta 5 grana, deposita in rete e manda all'inferno il notaresco. Che manca anche la parità, sarebbe servita a poco con Prodigo a tempo scaduto. Rabbia a fine gara, ingiustificata, ma è tanta l'amarezza di scendere in un baratro che qualche anno fa sembrava anni luce dai pensieri dei lotariani. Chi rimane invece il Casoli, squadra quadrata, un piccolo capolavoro di sacrificio e abnegazione, tanto per ribadire una volta di più che nessuna impresa è preclusa a priori. Mister Pavone, prima lo spareggio con il Torricella sicura, poi il play out contro il notaresco, quello che avete costruito è una sorta di piccolo miracolo. Sì, innanzitutto buonasera. Ripeto, come ho detto poc'anzi, abbiamo fatto veramente un miracolo. Questi ragazzi sono stati veramente... hanno messo tutto quello che avevano addosso. Diciamo, abbiamo fatto queste imprese. Ma io personalmente ci credevo fino all'ultimo perché la squadra giocava sempre bene, però non riuscivamo sempre a venire queste vittorie che meritavamo, però non riuscivamo a concretizzare. Adesso invece ultimamente, ultime quattro partite, diciamo che siamo stati veramente all'altezza della situazione e abbiamo vinto con merito, secondo me. D'Alessandro, dicevamo in cronaca qualche anno fa contro l'Atria, forse il punto più alto degli ultimi anni del notaresco, oggi contro una frazione di quella stessa città il punto più basso. Si riparte? Da dove si riparte? Ma adesso diciamo che questa sconfitta per noi è stata una mazzata terribile. Credevamo di poterci salvare, non ci siamo riusciti e adesso cerchiamo di ripartire le batterie, anche perché ripartire dalla prima è molto difficile, ma dobbiamo fare quadrato intorno a tutto l'ambiente, intorno a tutti quanti e cercare di risalire piano piano, perché Notaresco non merita questo risultato, non merita questo campionato. Purtroppo le vicenditudini che sono successe negli ultimi anni ci ha portato a questo. Speriamo di poter riprogrammare con calma di risalire.